Ciao ragazzi, sono Simone Salernitano, maestro nazionale di padel e collaboratore tecnico di MV Padel. Oggi andiamo a vedere i 5 errori più comuni di un amatore. Il primo errore più comune lo possiamo trovare sul servizio. È l'errore più basico che si fa nel padel, che si vede molto spesso a livello amatoriale tra i principianti. Quando battiamo, la prima regola non scritta del padel è quella di servire e andare a rete. Molto spesso si vede a livello amatoriale appunto che i giocatori dopo aver servito rimangono a fondo campo. Questo succede perché per la paura di colpire la palla al volo, che può risultare un po' più scomoda rispetto alla palla al rimbalzo, però facendo in questo modo non parte lo schema tattico base del padel, ovvero quello di trovarsi in una situazione tale in cui due giocatori si trovano a rete, quindi in attacco, due giocatori si trovano a fondo, quindi in difesa. Diciamo che da questa posizione, dopo aver servito per far partire il punto in maniera corretta, bisogna andare in direzione della linea gialla, quindi dobbiamo metterci in questa posizione sempre. Quindi dopo aver battuto, il primo passo lo facciamo all'interno del campo e corriamo direttamente in rete, sia sulla prima che sulla seconda palla di servizio. Ricordiamo che il servizio non è un colpo vincente nel padel, ma è un colpo che ci consente di far partire il punto in maniera corretta. Quindi non dobbiamo cercare di fare subito punto con il servizio, ma dobbiamo cercare di prendere abbastanza tempo per arrivare a rete con i tempi giusti. Quindi, a seconda del momento della partita in cui ci troviamo, quindi anche della capacità che abbiamo di correre verso la rete, dovremo giocare un servizio che ci consente di arrivare a rete con i tempi giusti. Quindi, casomai, può essere preferibile anche un servizio un po' più lento, giocato con profondità nella direzione giusta, che ci dia i presupposti giusti per arrivare a rete, piuttosto che un servizio rapido al corpo dell'avversario che non ci dà il tempo di arrivare a rete, perché la palla corre più velocemente e quindi tornerà anche prima nel nostro campo. Quindi è importante giocare il servizio innanzitutto con profondità nella direzione giusta, che ci dia il tempo appunto per arrivare nella posizione a rete che abbiamo visto poco fa. Il secondo errore più comune lo troviamo sulle palle dall'alto. Ricordiamo che nel padel le palle alte sono molto frequenti, nella maggior parte dei punti c'è sempre un pallonetto, perché proviamo dalla difesa a scavalcare gli avversari che sono in attacco. Quando la palla non ci scavalca, quindi ci troviamo in una situazione d'attacco e arriva prima della linea e quindi dobbiamo cercare di colpirla al volo dall'alto, sappiamo che nel padel ci sono più tipologie di colpi, che sono bandeca, vibora e smash. Spesso a livello amatoriale si vede, soprattutto per chi viene dal tennis ma anche da altri sport in cui esistono colpi in cui si schiaccia la palla dall'alto verso il basso, di giocare soltanto colpi smashando e non giocare la bandeca o la vibora. Ricordiamo che la bandeca o la vibora consentono di riprendere con più semplicità la rete tenendo la palla più bassa e cercando di costruire al meglio il punto quando siamo a rete. Questo perché? Perché se giochiamo lo smash, la palla la colpiamo dall'alto verso il basso e quindi se la giochiamo uno smash conclusivo, che dovrebbe essere l'unico modo in cui si può giocare lo smash in questo sport, quindi giocando o un per tre o una palla che rientra nel nostro campo, se lo facciamo in questo modo è possibile farlo, ma in tutte le altre situazioni conviene giocare o una bandeca o una vibora, perché se giochiamo uno smash dalla posizione di campo sbagliata o nel momento sbagliato della partita, del punto, quindi casomai quando ci troviamo più scomodi tendenzialmente, tendiamo a far avvicinare gli avversari alla rete e quindi non facciamo il punto ma consentiamo agli avversari di prendere la posizione in attacco e ci troviamo anche fuori posizione e quindi di conseguenza ci sono molte probabilità di perdere il punto. Quindi ricordiamo che la palla dall'alto dobbiamo giocarla conclusiva solo quando abbiamo la sicurezza di chiudere il punto, altrimenti cerchiamo di giocare solo colpi come vibora e bandeca che ci consentono di lavorare per poi arrivare alla fine del punto, alla fine dello scambio, di chiudere il punto se possibile anche con lo smash. Il terzo errore lo troviamo ancora sui colpi dall'alto, in particolare sulla bandeca. All'inizio, soprattutto a livello principiante, quando non abbiamo la sicurezza di giocare ancora una buona bandeca che rimanga abbastanza bassa, è conveniente giocare la palla sempre in diagonale verso l'angolo. Invece molto spesso vediamo
a livello amatoriale, che si gioca la palla verso il centro per paura di sbagliare la palla e per cercare di avere un po' più di sicurezza. L'errore qual è? È che se non abbiamo ancora abbastanza sicurezza con la pallina, quindi con l'impatto soprattutto della palla e di colpire una palla all'altezza giusta, quindi più bassa rispetto a quello che ci dice l'istinto di giocare la palla più alta, giocheremo la palla ancora troppo alta e quindi quando uscirà dal vetro la palla uscirà troppo alta e quindi uscendo dal centro consentirà agli avversari di avvicinarsi alla rete e colpire comodi. Mentre invece, anche se non riusciamo a trovare l'impatto ideale, che è un po' più basso e tenere la palla bassa, e giochiamo verso l'angolo, quando la palla rimbalza verso l'angolo c'è l'altro vetro che blocca la palla e non consente comunque all'avversario di giocare comodo e venire verso la rete, soprattutto se riusciamo a giocare la palla prima sul vetro di fondo e poi sul vetro laterale, perché al contrario comunque verrebbe verso il centro. Ma in ogni caso è sempre preferibile giocare la palla verso l'angolo piuttosto che verso il centro in questa tipologia di situazione. Precisiamo che questa tipologia di scelta e di vincolo lo abbiamo quando non abbiamo abbastanza sicurezza, quindi non sappiamo ancora giocare bene la bandeca, che la palla rimanga abbastanza bassa. Non è detto che la palla con la bandeca non si possa giocare al centro, anzi la palla con la bandeca si può assolutamente giocare al centro. L'importante è che quando vada sul vetro rimanga abbastanza bassa e non porti gli avversari verso la rete, quindi avere la sicurezza di saperlo fare e di sapere quando poterlo fare. Il quarto errore a livello amatoriale tra i principianti possiamo trovarlo nella posizione in difesa. Ricordiamo che la posizione corretta per difendere una volée che viene dagli avversari è quella in cui mi trovo in questo momento, quindi nell'intersezione dei due vetri laterali con i due vetri di fondo. Molto spesso si vede, quando i giocatori ancora non hanno confidenza e consapevolezza di poter utilizzare in maniera corretta il vetro e quindi l'uscita di parete, vediamo una posizione sbagliata, come la più frequente è quella di mettersi un passo o due passi più indietro per evitare che la palla rimbalzi sul vetro, perché siamo più comodi a giocare senza vetro e quindi ci mettiamo in questa posizione, così che tutte le palle che mi rimbalzano avanti riesco a giocarle senza vetro. Mentre invece se mi trovo in questa posizione so che tutte le palle che rimbalzo da qui in poi le giocherò in uscita di parete. Sappiamo che se abbiamo sicurezza di utilizzare il vetro è molto più semplice colpire una palla che quando rimbalza qui batte sul vetro, perché la palla avrà due rimbalzi, quindi sarà più lenta, perché con due rimbalzi andrà un po' più lenta, e avremo molto più tempo per colpire, perché appunto un rimbalzo in più ci consente di avere più tempo ed eventualmente avere la possibilità di poter fare un pallonetto e superare gli avversari che si trovano a rete. Quindi tenere la corretta posizione a costo di sbagliare un po' di più all'inizio è più conveniente, perché riusciamo a fare la scelta giusta. Il quinto errore più comune che troviamo a livello amatoriale è quello della scelta sulle palle basse, che siano in uscita di parete o a rimbalzo senza vetro, quando siamo in difesa. Troppo spesso a livello amatoriale si vede che non si ragiona sulla scelta da fare in base alla situazione in cui ci si trova, ma si fa a prescindere il pallonetto. Quindi molti amatori non pensano di vedere la difficoltà della palla che arriva, la tipologia della palla che arriva, la posizione degli avversari che sono dall'altro lato della rete, ma a prescindere scelgono di fare il pallonetto. Questo è un errore, perché? Perché il pallonetto dobbiamo farlo quando abbiamo la sicurezza di non regalare un assist all'avversario e fargli giocare una palla comoda, ma abbiamo la sicurezza di provare almeno a scavalcarlo o fargli giocare una bandeca lontano dalla rete. Quindi giocare il pallonetto quando la palla è un po' più comoda. Tendenzialmente con il vetro la palla sarà più comoda, quindi quando la palla arriva comoda col vetro possiamo fare il pallonetto, ma se l'avversario gioca una volée insidiosa, fastidiosa e più lavorata, non dobbiamo giocare il pallonetto, perché se giochiamo bassi una palla che esce male dal vetro, quindi cade bassa, e giochiamo il pallonetto, la palla diventa comoda per gli avversari e potranno chiudere il punto giocando uno smash. Quando invece la palla ci arriva avanti al corpo, quindi senza vetro, se ci arriva rapida evitiamo di giocare il pallonetto, ma aspettiamo sempre un colpo in più prima di mandare gli avversari a rete, ed è sempre consigliabile giocare un colpo in più e allungare lo scambio piuttosto che avere fretta di chiudere o attaccare e rischiare di perdere il punto. E ora andiamo a vedere un errore bonus. È un errore bonus perché
non è detto che sempre sia un errore, nel senso che l'errore è quello di non avere troppe variazioni durante il gioco, però è importante sapere che se i nostri mezzi non ci consentono di avere troppe variazioni, è giusto giocare con regolarità e con continuità, piuttosto che rischiare. Ma se abbiamo la possibilità di farlo, cerchiamo di variare. Esempio, quando siamo a rete e giochiamo delle volée o dei colpi dall'alto, non possiamo giocare la palla sempre nella stessa direzione. Sappiamo che nel padel la palla tendenzialmente si gioca verso la diagonale, però giocare la palla casomai sempre nello stesso punto della diagonale è un errore, perché a un certo punto la palla arriverà comoda all'avversario, che proverà a farci un pallonetto. Quindi se nel momento in cui stiamo impostando lo scambio sulla diagonale e quindi stiamo giocando la volée, cerchiamo di variare giocando una palla alla griglia, una palla verso il centro, una palla verso l'angolo, provando a variare sia la direzione sia la velocità e gli effetti che diamo alla palla. Questo se, come abbiamo detto in precedenza, abbiamo la capacità e i mezzi tecnici per poterlo fare. Oggi abbiamo visto i 5 errori più comuni che fanno gli amatori nel padel. Se il video ti è piaciuto, smash a like e iscriviti al canale. Ciao ragazzi, ci vediamo in campo per il prossimo colpo.